Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti ed eccoci qui finalmente con la night cleaning routine. Quindi andiamo a completare quella che abbiamo fatto nel precedente video, che era appunto la morning cleaning routine. Ebbene, eccoci qui. Allora, una volta che ho finito un po' tutte le mie cosine serali, computer, rispondere ai vostri commenti, eccetera, eccetera, inizio appunto a risistemare un po' a casetta, che dopo una giornata è un bel caos. Allora, la prima cosa che io faccio è togliere un po' tutti gli impicci, soprattutto nella zona in cui abbiamo ovviamente cenato, e quindi appunto vado a pulire il tavolo, sgombero un pochettino tutte le cose, pulisco anche le sedie, che è una cosa che mi piace moltissimo fare, perché appunto togli mollichette, cose, schifezze varie, e poi tolgo pure tutte le copertine del divano, perché magari appunto ho fatto merenda lì, l'ho sporcate, argo, animaletti, pelosetti, e quindi insomma vado a fare la mia prima lavatrice, che poi è quella che avete visto quando l'ho stesa nel video appunto della morning. Quindi appunto vi dicevo, vado a gestire un po' i spazi dove abbiamo mangiato, quindi passo l'aspirapolvere per togliere un po' tutte le mollichette e schifezze varie. Passo l'aspirapolvere ovviamente anche sul divano, soprattutto per agevolarmi poi la mattina, perché mi piace entrare insomma in una stanza bella pulita, già diciamo abbastanza pulita. Quindi con la bocchettina più piccolina, oltre a togliere varie mollichette intorno al tavolo, le zampe eccetera, vado a pulire anche, vedete, i cuscini del divano, proprio per togliere magari i vari peletti, insomma cosette, mollichette, insomma un po' tutto quello che è il residuo della giornata, ok, del vissuto, ecco. E quindi appunto sposto i cuscini, gli ridò una sistemata e passo per bene l'aspirapolvere. Mi dedico poi ovviamente alla zona della cucina, quindi vado a togliere un po' tutte le cose che stanno sul tavolone, quindi sia la spesa che avevo fatto, i detersivi nuovi. A proposito ragazzi, fatemi sapere se vi può interessare un video dove vi faccio vedere un po' tutti i miei preferiti del momento per quanto riguarda però i detergenti per la casa, perché ho scoperto certe chicchette, una la vedrete anche qui in questo video, davvero davvero particolari. Quindi insomma fatemi sapere se vi può interessare, che lo faccio molto volentieri. Quindi appunto vedete, vado a sgomberare un pochino tutto, i piatti, le cose, tutti gli strumenti che ho utilizzato magari per fare nuovi video, nuove ricette eccetera eccetera, e poi pulisco finalmente il piano, finalmente lo vediamo un pochettino più libero direi, e vado ad utilizzare in questo caso il Napisan. E poi una volta che ho tolto molliche, unti, cose eccetera eccetera, unti, soprattutto gli unti andiamo a togliere, bene sì, vado a passare praticamente il prodotto per il legno che è finito e che era un'edizione limitata di Eurospin, che purtroppo almeno per il momento dopo un anno e mezzo ancora non è tornato, quindi ahimè era spettacolare e praticamente tende non solo a nutrire ma anche a togliere magari residui di grasso eccetera, e lucida da morire il legno, mi piace un sacco, però ahimè appunto ancora non è tornato, speriamo insomma lo faranno in futuro. Bene bene bene, allora mi dedico una volta finito un po' il piano eccetera eccetera ai gas, al piano cottura, e quindi vado a farlo mettendo quasar giù, vedete appunto dove stanno i fuochi, lo lascio agire. E poi mi dedico invece allo specchio, che lo faccio con il vetro, insomma, e lo faccio con l'alcol, che sapete che è un super sgrassante, proprio senza fatica, lucida da paura, lo vedete il mio riflesso, mamma mia, uno spettacolo. E poi appunto una volta che ho lasciato agire tutto il quasar, vado a toglierlo con la pezzetta, quindi faccio un paio di passaggi, prelevo tutte le zozzerie che ci stanno e vado a sciacquare e poi lo ripasso. Mi dedico ovviamente anche al piano cottura, vedete che man mano le mie pulizie mi portano al lavandino, quindi l'ultima sarà la lavastoviglie, ok? Quindi vado a pulire un po' il piano cottura, quindi elimino un po' anche da lì il grasso, le varie cosette che ci stanno, e poi di solito faccio o la lavastoviglie oppure, come in questo caso, visto che i piattini erano proprio pochi perché avevo mangiato da sola, li faccio a mano direttamente senza utilizzare la lavastoviglie, quindi ovviamente li lavo, li sciacquo, insomma come facciamo un po' tutti noi, e poi vado ad utilizzare il prodotto per pulire la ceramica, che l'adoro e che si chiama Vim Chief, non mi ricordo più qual è, quello in polvere, e quindi appunto insapono e poi risciacquo. E questo ragazzi è l'ultimo passaggio che faccio, siccome non ho più le pasticchette della Lidl che vi avevo fatto conoscere, ho comprato ad acqua e sapone, l'ho pagato una cosa come 3 euro, questo spettacolo che è appunto la novità che volevo farvi vedere, e già uno l'avevo utilizzato, vedete, è semplicemente una polvere che si mette nel water dopo aver fatto pipì e tutto, quindi tiriamo l'acqua e lo lasciamo agire tutta la notte, praticamente va a disincrostare anche sotto al livello dell'acqua, non vi spaventate se il livello della schiuma sale, questo è il massimo, non esce fuori, infatti la prima
volta, ho detto oddio, mo esce tutto. Invece no, rimane così e toglie qualsiasi cosa, ragazzi, ottimo. E quindi niente ragazzi, questo è tutto, io vi mando un bacio grande grande e come al solito ci vediamo alla prossima, ciao!